Si è concluso ieri il quinto trofeo Salesiani, andato in scena negli ultimi due weekend sullo storico campo dell'Orsa, messo a disposizione dalla Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. 120 i ragazzi iscritti, divisi in 12 squadre. Un piccolo record per la manifestazione che quest'anno, nonostante abbia cambiato il gruppo organizzativo, è riuscita a raggiungere il pieno delle iscrizioni in poco più di 24 ore. Dopo le fasi preliminari giocate sabato 14 e domenica 15 maggio, nel weekend appena trascorso si sono disputate le ultime partite del torneo. In finale si sono presentati i Bucio e la formazione con la Siga, che è riuscita a prevalere sugli avversari ai calci di rigore. È stato, direi, abbastanza semplice. Avevamo abbastanza tutto già pronto dall'anno scorso. Di fatto si trattava soltanto di trovare 12 squadre e in un giorno le abbiamo raccolte. Dalla mattina alle 10 al giorno dopo, a mezzogiorno, avevamo già trovato 12 squadre e direi che la riuscita è stata ottima anche quest'anno, direi con grande seguito. Anche oggi abbiamo avuto, nonostante tantissima gente, che è domenica, è bel giorno, la gente al mare, e secondo me possiamo dirsi soddisfatti, ecco. Il torneo come era organizzato quest'anno? Il torneo era organizzato come gli anni scorsi, sia 12 squadre che si sfidavano, passavano le vincenti e le due migliori perdenti, che venivano ripescate. A quel punto si andava come in qualsiasi altro torneo di eliminazione diretta, quindi con quarti di finale, semifinali e finale a partita unica. I giocatori chi sono? Chi è che si è iscritto? Alla fine quest'anno abbiamo avuto iscrizioni un po' da tutta i dintorni, ecco, da Russi fino a Bagnacavallo, anche Marradi. E niente, sono stati le prime partite un attimo tese, per fortuna gli arbitri sono stati abbastanza bravi a tenerle calme, e poi niente, adesso si sta giocando la finale, vediamo come va. Sei un po' un abitué di questo torneo dei trofei salesiani, innanzitutto perché ogni anno provi a iscriverti? E innanzitutto perché amo il calcio, vivo di calcio, è mia passione, e poi sicuramente perché è una manifestazione che coinvolge tutti i giovani e tutta la città, per cui direi che questa è un po' la motivazione. Bravo! E gol! Ok, quest'anno capocannoniere, non è neanche la prima volta, fortuna, bravura, bravi compagni. Molto bravi compagni, devo ammettere che ho fatto questa manifestazione 5 anni, ho cambiato spesso i compagni, ma devo dire che è merito loro, perché io ormai adesso al quinto anno sono diventato un vecchio, per cui l'ho solo spinta dentro, diciamo. Voi tre siete, diciamo, il gruppo nuovo dell'organizzazione del Trofeo Salesiani, come mai avete deciso di partecipare all'organizzazione? No, è stata una scelta perché mio fratello organizzava anche gli anni scorsi e ha cercato di coinvolgere me e qualche mio amico, e mi ha fatto piacere organizzare questo torneo. È stata una... speriamo di poterlo organizzare anche gli anni prossimi con anche più partecipanti, e quest'anno abbiamo coperto tutte le fasce d'età che avevamo considerato, quindi da 99 fino a 94, e l'anno prossimo speriamo di poter ottenere ancora più partecipazioni, quindi da poter fare di far partecipare più squadre, e quindi da poter far sì che duri di più. Come l'avete detto voi, dietro di voi si sta giocando la finale, il vincente che cosa vince? Vincente vince come gli anni scorsi una cena da spaghetti notte già pagata, e in più abbiamo fatto fare queste magliette, e in più ha una bottiglia di spumante così per festeggiare. E poi in realtà il vero premio è un po' la gloria di succedere poi ai Girasole, che da 3 anni vincevano questo torneo e quest'anno sono stati eliminati proprio dalla squadra gialla con la Siga ai calci di rigore. Quest'altro anno quindi sarei di nuovo qua? Sicuramente, indubbiamente, se a meno che non cambino l'età, perché mi dicono che sono troppo vecchio, sarò ancora qui. Federico Lega per Faenza Web TV.